CSTP, mentre slitta il pagamento delle quattordicesime, si intorpidisce il clima sul futuro dell'azienda. Da più parti filtra l'indiscrezione secondo la quale il Comune di Salerno sarebbe sul punto di ritirare il provvedimento di apertura alle manifestazioni di interesse per la successione al consorzio, a favore di una trattativa privata. Una scelta che sarebbe maturata negli uffici di Palazzo di Città dopo l'analisi delle contestazioni di alcune voci del bando operata da una delle sei ditte che si è candidata alla successione, la Arriva Italia, che in particolare avrebbe criticato l'assegnazione di punteggi aggiuntivi alle aziende che già operano sul territorio. Una condizione che la penalizzerebbe così tanto da aver interessato l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Se il cambio di rotta del Comune fosse confermato, si profilerebbe all'orizzonte uno scontro senza pari con le organizzazioni sindacali che si ritroverebbero di fronte ad un progetto già definito senza avere in corso d'opera diritto al confronto. Ma la decisione del Comune di Salerno potrebbe anche sortire un altro effetto, separare nuovamente la strada fino ad oggi comune, in maniera inconsueta, con la provincia, spalancando anche per Palazzo Sant'Agostino le porte ad una trattativa privata. In ogni caso manca poco all'ora X, fissata da tempo per il prossimo 31 agosto. Come detto, intanto si va verso il rinvio dei pagamenti delle quattordicesime dei dipendenti, che avrebbero dovuto essere corrisposte il 30 di agosto. Lo slittamento sarebbe stato determinato dal ritardo nell'accredito da parte della Regione delle rimesse necessarie. Forse il saldo tra una decina di giorni. Nella giornata di ieri il servizio è stato svolto dal 60% dei mezzi, un miglioramento netto rispetto ai giorni passati, quando la mancanza di aria condizionata all'interno dei bus aveva fatto sì che molti di essi rimanessero fermi in deposito.